Sveglia, sveglia, Ozzy! Oh, di nuovo quella tromba! Non incolparmi, sono troppo divertenti! Ok, dunque, quest'oggi è un incontro col distributore di dildi e di vibratori. Poi un incontro sulla sicurezza per colpa dell'ultimo incidente dei vibratori rotti. Poi un incontro col principe Stolas. Oh, non credo di riuscire a fare tutto. Beh, di solito riesci a farti di tutto. Ma prima ci vuole una grossa colazione. Fammi indovinare, devo farmi anche quella? A meno che tu non lasci cucinare me come l'ultima volta. No, mai più. E dai, magari stavolta brucio solo il latte. Smettila. Wow, lo sai di che cosa voglia? Di hamburger! Oh, è troppo presto per gli hamburger, sciocchino! Voglio gli hamburger! Voglio gli hamburger! Voglio gli hamburger! Le uova con pancetta di Asmodeus. Sì. Non ti preoccupare del cibo, faccio spesa dopo, quando esco. A proposito, oggi vai ancora a quelle prove di pomeriggio senza di me? Beh, hai la giornata piena e so quanto tu non sia esattamente un fan di Mammon, perciò... Parlo di avidità. Una città di quel girone si chiama Riscatto. Nah, ti preoccupi troppo. Non ho paura dei rapimenti. E poi lo sai, sono scivoloso. Cioè, lo sai quando noi... Cosa? Cosa? Andiamo, so badare a me stesso per un giorno. Ma non sei mai andato da solo nel girone dell'avidità da quando Mammon ti ha assunto? Sì, forse, ma lavoro, mica cazzeggio. Posso trovarti una guardia? Oh, ma dai! Andiamo, grande papi, per favore! Va bene, lo sai che non posso dire di no a una faccina così carina. Per questo la uso. Prometti solo di non metterti nei guai, d'accordo? Dai, smettila! No! Oh, sono arrivati dildi che... Ti spiace? Stiamo cercando di fare del sesso frivolo qui. Già, perché l'amore fa schifo. Sì, l'amore è stupido. Phew, ci è mancato poco, eh? Oh, però chiamami quando hai finito, capito? Chiamami. Ma certo, grande capo, sarò di ritorno molto presto. Tranquillo, Oz, sarò super discreto, nessuno mi noterà. Wow, va bene, va bene! È bello per una volta non avere tutti gli occhi addosso. Senti, cocca, non è colpa mia se sai fare solo un caffè che sa di cazzo moscio! Wow! Oh wow, ma chi abbiamo qui? No, merda, ciao Fitz! Sei diventato uno stalker? Ti prego, non sei così importante, poi ce l'ho una vita a differenza tua! Ah, certo, Blizzo! Lao è muta adesso, stronzo! E cazzo, ci siamo incontrati completamente a caso due volte negli ultimi 15 anni! Il che renderebbe me il peggior stalker della storia! Due volte? È già fin troppo. Beh, almeno io lavoro per conto mio, invece di ricevere tutto gratis come una troia sopravvalutata. Sai com'è? La resilienza e il talento servono anche a questo. E poi le mie corna sono sempre state più lunghe delle tue, non è vero? Allora,
Dici di essere bravo, perché a noi ci serve uno bravo, capito? Sono il migliore. Ne ho stesi un paio giusto la settimana scorsa. Certo, ma immazzaste. Li ho lasciati andare, ma ho comunque un bel record di corpi, sa? Non mi faccio scrupoli con nessuno, davvero. Donne, bambini, persino gli insetti li schiaccio come mosche. Fotte un cazzo. Facciamo così. Mi serve una dimostrazione di ciò che sai fare. E poi ci faccio un pensiero. Dimostrazione, Assondo. È davvero un piacere rivederti, Blitzy. E con un amico famoso anche. Zio Pera. Per la cronaca, non siamo amici. Serve più salsa di pomodoro. È più grande, non è mai troppo grande. Non so se mi spiego. Sì. Mi piace molto quello che vedo, sì. No, giusto. Stolas, il mio gufo preferito. È da un sacco che non ti vedo. Come stai? Te la fai ancora con quell'imp scorbutico? Oh, Ben. In effetti è per lui che sono qui. Vedi, sembra che io provi dei sentimenti per lui, ma non credo che sia reciproco. Ti fermo subito. Se cerchi pozioni d'amore, questa non è la trama di Shrek 2, capito? Non mi occupo di quella merda. La lussuria non tratta i sentimenti. È un'arte che va presa e goduta. Non si tratta della meta, ma del viaggio. Mi spiego? Oh, no, non mi interessa. Voglio solo, insomma... Blitz ha un business. Ha bisogno del mio libro per uccidere gli umani sulla Terra. Ma i tuoi succubi viaggiano tra i mondi legalmente e liberamente. Mi chiedevo se potessi aiutarmi nell'aiutare lui. Oh! Stolas, vorrei darti un cristallo, ma il mio compagno in affari Fizzarolli, lui odia il tuo imp Blitzo, giusto? Sì. Lo detesta. Davvero? Ma perché? Non sono affari miei, ma fidati, ti aiuterei se potessi, ma non posso, scusa. Salve Asmodeus, tu non mi conosci, ma io ho un'offerta. Un'offerta che sono certo che non potrai rifiutare. Se vuoi rivederlo vivo, mandare tutto che tu cavoglio. Tu stai davvero cercando di patteggiare con me? Credo sia un video registrato. Probabilmente mi hai appena chiesto se voglio davvero patteggiare. E la risposta è sì, lo voglio. Voglio scendere a patti proprio con Asmodeus, il re sovrano della lussuria che tiene al suo giocattolino più di qualunque altra cosa. Sappiamo entrambi che non gli succederà niente se paghi in tempo. Quindi fai un bravo sciozzino e ne scissati. Il mio avvocato arriverà tra poco con gli accordi che devi firmare. E ti conviene firmarli prima che sia troppo tardi. Ok, taglia. Oh, vieni, taglia! Calmati, cazzo! Porca puttana, non sei mai stato legato prima d'ora? Sì, ma il contesto era diverso! Porca merda! Cosa? Scusa, in che contesto sei stato legato? Sesso! Sì, immaginavo. Perché a me dovevo solo andare a fare delle prove, a fare la spesa! Rilassati, sono certo che il tuo gallo del pulito non permetterà che ti facciano del male. Oh, vuoi giocare sporco? Ok, tu che mi dici? Da quando hai gusti più... regali? Mi sbagli, io scopo solo chi voglio quando lo voglio. Fra me e Stolas non c'è nessuna intimità. L'ultima volta al locale sembravate molto più che intimi a guardarvi. Ehi, a Stolas interessa fare solo del sesso senza freni, è chiaro? Niente di... Beh...
niente di serio. Perché ci sei uscito allora? Di certo non per spiare i miei impiegati. Chi se ne, non mi interessa. Comunque Stolas è solo una puttana pazza a cui piace essere dominato e farsi dominare, che se ci pensi in fondo sono la stessa cosa. Ho detto che non mi interessa. E poi è snervante quando mi chiede come è andata la tua giornata e fa finta di ascoltarmi. Mi commenta anche le foto e poi ride alle mie battute. Oh wow, questo sì che è davvero snervante. Lo so, cazzo, è un fintone di merda privilegiato. Secondo me hai frainteso la faccenda, perché te lo assicuro, nessuno fa tutta questa fatica se non per amore. Il punto è che agli Arsguezia non gliene frega una sega di noi imp. Si credono superiori. Non è sempre vero. Ma forse hai ragione. Non possono essere tutti uguali se alcuni hanno buon gusto e altri vogliono fottere te. Possiamo non parlare più della mia vita? Porca puttana, a forza di scopare uccelli si diventa così stronzi. Senti un po' da che pulpito. Voi due cucitevi la cazzo di bocca. Sembrate due checche isteriche, cazzo. Per quel che mi riguarda, entrambi siete la vergogna della nostra specie solo per aver interagito con quei cazzo di sangue blu. Ma almeno il chiacchierone qui ha la dignità di esserselo solo scopato il suo piccione e non avergli fatto da borsetta. Oh, meraviglioso! Rango qui è dalla mia parte, che fortuna! Spiacente, ma voi due non avete idea di che state parlando. Se credi davvero di essere superiore a chiunque altro qui, allora non sei meglio dei Goemon. Non osare fare la predica, clown. Au, pezzipupo! Diresti di sorvegliarli, non fotteradilli! Non mi appizzare la merce! E mangia una mentina! Cazzone! Oh, posso firmarlo subito, sto contratto del cazzo? Ma Ozzy, devi leggere il contratto, non puoi firmarlo e basta. Un accordo del genere può avere delle ripercussioni. Lascia che legga io, ti prego. Oh? Qui c'è scritto che firmando dai a Crimson pieno accesso alla tua fabbrica e acconsenti ad usare la testa di Fitz come decorazione per il muro. Ma che cazzo! Era solo un piccolo test! Ecco il vero contratto! Oh, sarà divertente! Amo le scartoffie! Lo sai, fai un po' pena! Beh, sai, l'ultima volta che ho controllato ero un cazzo di giullare, non un esperto di... Voglio solo tornare a casa. Vuoi che ti liberi per caso? Sì, sì, per favore. Tu avevi un cazzo di coltello fin dall'inizio? Quando hai finito, dai un'occhiata. Eccolo lì. Quindi ora che facciamo? Lo vedi il telecomando? Sì, è laggiù, dovrei allungarmi. No, no. Ho un'idea. Fate piano, ragazzi, sto giocando. Ma che succede? Niente, cazzo, oh merda. Wow, che delusione! Delusione. Che spicchiateli! Oh, andiamo! Di solito funziona! Cazzo! Merda! Ma che cazzo, Fitz? Come fa uno così allungabile ad essere così goffo in battaglia? Sono un artista. Canto, ballo, promuovo merce che poi non userò mai. Non so combattere. Felice di sapere che non sei cambiato dopo il circo. Ti risponderei se solo mi importasse quello che pensi. In passato ti importava. Certo, ma dopo quello che mi hai fatto? Non ho fatto nulla! È stato un incidente! Un incidente? Mi stai prendendo in giro? Sei sempre stato geloso di me, perché piaceva a tutti! Eri talmente invidioso che mi volevi vedere sparire dai riflettori! Eri il mio amico, il mio migliore amico, e mi hai rovinato la vita! Mi hai abbandonato, mi hai portato via tutto,
E quando ti ho chiesto aiuto, sei scappato via! Non sono scappato! È stato un incidente, te lo giuro! Ok, va bene, è colpa mia l'incendio, ma non l'avrei mai fatto di proposito, Fitz, su questo devi credermi! C'era tanto fumo e le urla, io ho cercato aiuto! Volevo soltanto salvare mia ma... Ma è comunque colpa mia. Felice che tu lo abbia ammesso. Vuoi un trofeo? Senti, mi dispiace, Fitz. Mi dispiace che tu ci abbia rimesso così tanto. So che ti ho ferito e so che non potrò mai e poi mai rimediare. Ma tu non hai idea di cosa ho perso io in quell'incendio. Insomma, tutto questo è colpa mia. Ci credo che mi detesti. Voglio dire, dopo che... Cazzo! Perché non me l'hai mai detto prima? Non sei neanche mai venuto a trovarmi dopo l'incidente! Ci ho provato! Eri il mio unico amico rimasto, ma mi è stato detto che non volevi vedermi! Non ho mai detto una cosa simile! Stronzate! Sul serio? No, nessuno mi ha detto che mi cercavi! Oh! Wow, vaffanculo! Stiamo cercando di riconciliarci quassù! Ok, dunque, credo di aver capito che questa clausola afferma che una volta pagato il riscatto rigorosamente in contanti ci verrà riconsegnato successivamente il suddetto Fizzarolli, sano e salvo senza neanche un graffio. Sì, direi di sì, aspetta che rileggo la clausola. Datti una mossa! Urlare non mi renderà più veloce. Ah, senti, malinteso o no? È difficile, perdonarti. Sono passati 15 anni. È un sacco di tempo. Ma... In fondo non mi hai rovinato la vita. Cioè ti ho fatto saltare in aria, ma non ti ho rovinato la vita. Ha fatto male. Una vera sfida, e sai, fottiti alla grande. Ma... non mi hai rovinato. Adesso ho qualcuno che mi capisce. Assaggia il ferro! La mia vita non è così terribile. Sì, capisco. Ti piace proprio scopare con quel pollastro, eh? Oh sì, lui è... fantastico. Cioè, insomma, è un bel tipo. Ha un cazzo enorme. Con due palle così. Il più grande. Un cannone. Grosso. Come Godzilla. Ma è un cazzo, mi spiego. Un uccello con l'uccello. Il sale. Il pepe. Sì, sì, ho capito, ho capito. E sono felice per te, Fitz. Ora diremo che mascolo sei, cowboy. Vediamo che sai fare. È stata una gran bella spina nel fianco, Blitz. Ma ora ti frusterò a morte come si fa con un cavallo! Oh, non osare fare lo sconcio con me! I cavalli ti eccitano ancora. Fitz, ricordi come distraevi mio padre così gli rubavo la birra? Sì, perché? Devo raggiungere quella finestra lassù così possiamo fuggire da qui. Oh, oh, un diversivo in arrivo. Quando ero un bambino avevo grandi aspirazioni, ma son guarito ormai. Rimane il tormento in me, ma il tempo è tiranno e ruba tutto a me. Ed io vi spiegherò, a me lo sguardo, forza date un'occhiata. Qui! Ehi, guarda qui! Ehi, cos'è quello? Ecco che bello! È un magazzino strambo questo qua. Ma se ascoltate bene io vi dirò tutto sul segreto dei bitcoin. Computer e processori, io le risposte. Se solo guardate qui, ricchezze d'onore, soldi e montagne d'or, occhi solo su me e io ve le darò. Guarda qui! Io so segreti misteriosi, sì. Guarda qui! Guardate solo me così. Guarda qui! Ti avrò detto mai, Fizzo, che cosa aspetti? Non so che altro inventarmi. Non guardare me, sei tu che canti! Oh cazzo! Ciò che voglio dire è quanto bello è quell'angolo lì.
Sapete, no, è proprio come nonna Pizzarolli mi diceva sempre. Ma chi è che il mona? Che sboro la carega, le soperà. Bauco stregheta, Alessandro Verona, la craspa. Femos pris, ehi guarda qui, ehi guarda qui. Sono disperato, non so più che inventarmi, ehi guarda qui. Mi spavoli? Io rimpiango il mio passato quasi ogni dì. Potrei impazzire, non so più idee. La stanchezza è udibile, il finale è intuibile. Questa farsa è impossibile da reggere. Fanculo! Ciao ciao! Lo sai, sei davvero bravo a fare queste stronzate da eroe. E tu te la cavi bene a improvvisare, quasi quanto me la cavo io a fare quelle stronzate da eroe. Prego, i giullari siedono davanti. Non osare fargli del male, mi hai capito, Striker? Credi davvero che vi farò andare via così facilmente? Sono stanco di perdere! E poi questo lurido schifoso puzza di alta società! Almeno godrò nel vederlo morire. Ok, è strano che ce l'abbia duro. Chiudi quella cazzo di bocca! Perché pensate sempre solo al sesso? Fitz! Mi hai quasi fatto esplodere di nuovo! È vero, ma questa volta ti ho salvato. Sarebbe una brutta idea se ci baciassimo? No, andiamo! Basta così! Dimmi dove fisso, io ti stacco il... Fizzi! Oh, zii! Ci si vede, bello. Oh, porca miseria! Ah, sono così felice che tu sia sano e salvo. Non te ne andrai mai più da solo senza scorta. È un ordine. Oh, la gente ci fissa. Lo so, e non mi importa, perché sanno che se dicono qualcosa, io li distruggo. Beh, tranquillo. Oggi ho scoperto che odio fare la spesa. Non dovrai farla mai più. Mi spiace per il casino. Non devi dispiacerti per essere stato rapito. A me spiace di non esserci stato. Fa niente, Oz. È che non sono abituato a tutto questo. Ah, è stata una giornata molto lunga. Riposati, ok? No, sto bene, davvero. Lo sai che mi riprendo? Allora, al di là della mia situazione da ostaggio, che hai fatto tu oggi? Beh, sono stato con Stolas tutto il tempo. E a proposito, mi ha chiesto un cristallo come dono da dare a quell'imp che odi tanto. Così gli ho detto no. Fanculo, daglielo.
Scusami? In fondo, perché no? Se lo merita, dopo tutto. Ok, d'accordo. Tutto quello che vuoi. Adesso, non so te, ma dopo essere sopravvissuto ad oggi, mi sono venute delle ideucce. Ti va di scoprirle? Sei sicuro? Vuoi farlo adesso, Fitz? Certo, tu no. Beh, ovviamente. Miau miau, coccolino. Sesso selvaggio con...